Loreggia, 1883. Nell'Italia post-unitaria nasce la prima cassa rurale italiana ad opera di Leone Vollenborg. 130 anni dopo, molte cose sono cambiate nel nostro paese, ma i principi cardine che regolano il credito cooperativo sono gli stessi. La cooperazione nell'uguaglianza, ogni socio infatti ha un voto a prescindere dal numero di azioni possedute. La mutualità, queste banche continuano a non avere scopo di lucro e a erogare il credito ai soci o nel territorio. E il localismo, una peculiarità e una virtù in questo caso, che lega la banca alla comunità e ai soci da cui nasce. Noi festeggiamo oggi proprio la prima cassa rurale d'Italia ed è un onore avere che le casse rurali abbiano il DNA Veneto. Lo facciamo coinvolgendo tutte le categorie economiche. Abbiamo fatto un viaggio di 7 puntate, un viaggio per le province, all'interno delle aziende, per ascoltare, per conoscere, per capire. In Italia le banche di credito cooperativo sono 388 e contano circa il 14% degli sportelli totali, 1.151.000 soci, 7 milioni di clienti e 37.000 dipendenti. In un momento difficile come questo la raccolta è in aumento e gli impieghi sono rimasti stabili anche nei confronti delle imprese. Le BCC sono le maggiori operatrici con i fondi di garanzia e con il convenito sviluppo. Stiamo cercando di aiutarle con i limiti che abbiamo delle nostre risorse. Noi siamo legati in modo stretto con il nostro territorio, visto che la nostra raccolta viene investita assolutamente nel territorio. Abbiamo una media del 95% di impieghi nel territorio, abbiamo un terzo degli artigiani, abbiamo un quarto del PMI. Siamo una realtà viva, presente, che ha bisogno di essere considerata di più. Con prudenza, visti gli orizzonti economici sempre perturbati, continua anche la politica di espansione, fatta di investimenti e di acquisizioni. Noi abbiamo tre fusioni ancora in corso, per ora ci fermiamo qui, vediamo in prospettiva se c'è qualche ulteriore opportunità. È un modello diverso di fare business, il tentativo di conciliare etica ed economia. La scommessa che credo sia vincente è quella di comprendere che si può lavorare per il bene comune, avendo a cuore l'etica, la persona, e nello stesso tempo avere successo economico. Credo che alcune esperienze di banche di credito cooperativo, la stessa Banca Etica, che all'indomani della crisi è riuscita a piazzare obbligazioni, cosa che non riuscivano a fare altre banche, dimostra che le persone sono anche sensibili a questi temi. Un modello diverso dalle grandi banche internazionali, così come dalle banche di finanza. E proprio oggi che l'Europa sta ridiscutendo le regole di Basilea, le banche di credito cooperativo chiedono che questa loro specialità venga considerata, creando regole e leggi che si adattino anche alle realtà più piccole. Di tener conto della nostra specificità. Noi abbiamo un'omologazione con tutto il sistema bancario, non c'è proporzionalità tra quanto viene chiesto a noi e quanto viene chiesto alle altre banche. Noi siamo piccoli, quindi abbiamo bisogno di normativa specifica per noi. Siamo preoccupati perché in Europa diventeremo ancora più piccoli. Dobbiamo difendere ciò che è specifico dei nostri territori e specifico di nostra Italia, del nostro Veneto, visto che siamo nati in Veneto. La legislazione non aiuta, il legislatore non ha occhi per vedere qual è la differenza tra queste banche e le grandi banche, e su questo penso che bisogna fare voice, perché non sia che le banche di credito cooperativo siano costrette a diventare quello che non sono solo perché le regole non permettono di farle rimanere se stesse. E al convegno organizzato per festeggiare questi 130 anni vissuti appunto controcorrente è arrivato anche Philippe Daverio, conosciuto soprattutto come critico d'arte, ma in realtà anche un antropologo di scuola bocconiana, attratto dal fenomeno delle banche rurali nate dopo l'Unità d'Italia. Noi abbiamo gli americani ovunque, nella roba che beviamo, quella con le bollicine, nelle carte di credito, nel sistema produttivo. Come mai non ci sono banche americane in Italia? Per un motivo, perché il sistema bancario italiano è ancorato al popolo italiano fino alle radici e questo lo rende particolare nel mondo. Mantenere queste specificità e rinforzare questo legame con il territorio è quindi una necessità per le BCC. Il sistema di credito cooperativo è maggiormente capitalizzato rispetto agli altri sistemi. Si sta rivedendo il nostro modello, se è ancora attuale. Il cosiddetto federalismo bancario deve essere rafforzato, efficientato, modernizzato. Questo è il nostro obiettivo per i prossimi mesi, prossimi anni. Che siano ancora 130 anni in conto corrente. Grazie.